L'Egitto è un paradiso fiscale, nessuno ne parla, ma in realtà l'Egitto sembrerebbe proprio un paradiso fiscale. Ovviamente, ve lo ricordo, tutto può essere un paradiso fiscale, la differenza è il consulente a cui vi affidate per le vostre pianificazioni, come funziona la tassazione egiziana e se veramente può essere utilizzata all'interno di schemi più o meno complessi di pianificazione, te lo dico dopo la sigla. Ciao, sono Luca Taglialatela e da oltre 20 anni mi occupo di relocation plan e pianificazione fiscale internazionale con l'obiettivo di massimizzare le libertà fiscali, finanziarie e personali dei miei clienti. Oggi mi trovo alle piramidi di Giza in Egitto, Cairo. E chiaramente viene spontaneo parlare di sistema di tassazione egiziano. Sono qui per alcuni investimenti di natura immobiliare e per alcune pianificazioni fiscali che dimostrano, se avrai la pazienza di aspettare fino alla fine di questo video, che l'Egitto di fatto è un paradiso fiscale o perlomeno può essere inserito all'interno di schemi più o meno complessi di pianificazione. Partiamo quindi da quello che ci interessa principalmente, la corporate income tax, il sistema di tassazione delle società. Qui si applica una flat del 22,5%, fondamentalmente quello che viene tassato è l'utile, cioè la differenza tra ricavi e costi. Si applicano dei principi domestici di accounting locali, che però sono fondamentalmente identici o molto simili agli International Financial Reporting Standard, e la dinamica di compliance, di approvazione e pubblicazione del bilancio è del tutto simile a quella italiana, quindi entro 4 mesi dalla chiusura dell'anno fiscale. Quali sono le caratteristiche del sistema di tassazione delle società? Bene, abbiamo una deducibilità degli interessi passivi che si rifà a un concetto all'istituto della TinCap, che è un istituto che anche noi avevamo in Italia fino a poco prima della riforma Tremonti, che è un po' complicato, si basa su un debt equity ratio di 4:1. Ve lo rimando per approfondimenti in alcuni reel che trovate sul mio canale. Ancora un sistema di ammortamenti del tutto simile a quello italiano, che va da aliquote che vanno dal 5 al 50%, una capital gain tax del 22,5% a meno che non si investa in titoli di Stato. La parte più importante, il bello però viene adesso. Abbiamo un sistema di riporto delle perdite in avanti che possono essere quindi compensati con gli utili di futura formazione per ben 5 anni. Abbiamo 65 trattati contro doppie imposizioni firmati evidentemente con altrettanti paesi, ma soprattutto non esiste quella che si definisce in gergo la Control Foreign Company Rules. Che cosa vuol dire? Che è possibile incorporare società offshore che non sono immediatamente tassate per trasparenza in Egitto, e questo è esattamente il motivo per cui l'Egitto si inserisce in schemi più o meno complessi di pianificazione fiscale. Facciamo attenzione, è vero che non esiste una CFC, ma esiste la POIM, cioè l'estero investizione, o meglio il Place of Effective Management. Quindi se io sono l'unico azionista, o meglio se a determinate condizioni, se il daily management effettuato in Egitto, se la maggior parte del consiglio di amministrazione è costituito da egiziani che firmano e svolgono le riunioni del consiglio di amministrazione all'interno dei confini egiziani, ebbene allora l'effetto è il medesimo delle CFC. E veniamo invece alla personal income tax, cioè alla tassazione delle persone fisiche. Anche qui, come in buona parte del pianeta, in realtà si applica una tassazione per scaglioni progressiva, del tutto simile a quella italiana, che va dallo 0 al 27,5%. Anche qui si applica una worldwide income taxation, nella misura in cui sono considerato fiscalmente residente in Egitto, tutti i miei redditi di qualsiasi fonte e provenienza esse siano dovrebbero essere tecnicamente tassati in Egitto. Come si fa ad assumere la residenza fiscale a livello personale in Egitto? Fondamentalmente i requisiti sono due: ho il mio permanent domicile, il mio domicilio permanente qui, oppure risiedo all'interno dei confini egiziani nel singolo anno d'imposta per un periodo superiore ai 183 giorni, quindi la classica regola dei 183 giorni. E passiamo invece ad altre caratteristiche importanti che bisogna conoscere del sistema di tassazione, cioè le withholding tax, le ritenute. Esistono delle ritenute alla fonte sul pagamento di determinati servizi, soprattutto dei professional services, come per esempio quelli che potrei rendere io, o meglio quello che renderebbe un avvocato o un commercialista egiziano. Withholding che vanno dallo 0 al 5%. Esistono withholding, ritenute, cioè
cioè a titolo di imposta del 20% sugli outbound passive income, fondamentalmente sugli interessi e le royalty in uscita. Interessante invece il sistema di tassazione dei dividendi. Le società residenti che distribuiscono dividendi ad altre società residenti o non residente, quindi che ne so, una holding per esempio egiziana che distribuisce dividendi alle subsidiary sia egiziane che non, applica una ritenuta del 10%, che può essere ridotta però al 5% se si verificano due condizioni, cioè il controllo sulle share della subsidiary sono superiori perlomeno al 25% e c'è un holding period, cioè quella partecipazione, quella subsidiary dura perlomeno da oltre 2 anni. Interessante anche il sistema di participation exemption sugli inbound dividend, cioè sui dividendi in entrata. A determinate condizioni infatti viene escluso da tassazione il 90% del dividendo e quindi il dividendo in entrata in realtà è tassato su una base del 10% al 22,5%, quindi con una tassazione del 2,25%, che è circa il doppio di quella italiana dell'1,25% se parliamo di holding period. Per quanto riguarda invece le indirect taxes, anche qui esiste evidentemente l'IVA con un'aliquota del 14%. Peculiare il servizio, peculiare la tassazione indiretta delle stamp duty, cioè o meglio delle imposte di bollo, che qui si applicano con diverse sfaccettature anche piuttosto complesse su una serie di servizi indiretti, soprattutto su una serie di servizi governativi. Altra regola interessantissima, anche qui l'applicazione di una general anti-abusive rule, cioè anche qui esiste fondamentalmente l'abuso del diritto. Sicuramente alla luce di quello che ci siamo detti esistono margini di pianificazione e soprattutto è interessante notare, così come Singapore, così come la Malesia, anche l'Egitto rientra nell'ambito dei paesi che non hanno una CFC, una Control Foreign Company Rule. Io sono Luca Taglialatella, tu sei sul canale di Tax Planning Internazionale, se ancora non l'hai fatto ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto il contenuto di questo video e di iscriverti al canale per ricevere le notifiche dei video successivi. Noi ci rivediamo nel prossimo video.